Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Luigi's Mansion per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo ripulito altre stanze dai vari fantasmi presenti all'interno di questo edificio e avevamo scoperto anche un poster con King Boo. Direi di andare subito a vedere di che si tratta perché mi avete detto come poterlo, diciamo, analizzare. Devo soltanto ricordarmi dove caspita si trova. Ok ragazzi, perfetto, eccoci qua. Allora, fatemi vedere se riesco a trovare un cuoricino, fantastico. Perché siamo un po' a corto di vita. Allora, questo qui era il poster di cui vi parlavo prima. L'abbiamo scoperto l'altra volta per caso. Ok, eccolo qua, perfetto. Allora, diamo un'occhiata con la macchina fotografica. Sembra normale, un po' troppo normale. Chissà cosa vuol dire. Vabbè, allora dobbiamo anche cercare un'altra cosa, perché eravamo arrivati anche nella stanza, avevamo scoperto anche la stanza con la cinepresa, in cui praticamente c'erano dei fantasmi e dovevamo ripulirla. Ok, io intanto mi vado a prendere tutti i cuoricini che ci sono qua in giro. Fatemi vedere se me lo ridà un attimo. Anche qua. Ok, perfetto. Ok, così ho ricaricato direttamente la vita. Se inquadro nuovamente il poster, sembra normale, un po' troppo normale. Non mi sa dire nient'altro. Vabbè, pazienza. Ok ragazzi, sono riuscito a ritrovare la stanza, quella col biliardo, e adesso andiamo a combattere i fantasmi qua nella sala della cinepresa. Perfetto, allora stiamo attenti. Eccolo qua. Questi qua sono quelli che mi vogliono abbracciare. Perfetto, uno l'abbiamo catturato. Mi prendo subito il cuoricino. Perfetto, preso anche il secondo. Dai, ripuliamo tutta la stanza. Sono in due però. No, 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 no. Levati, levati. Quando sono in due diventa difficile. Perché poi si danno anche una mano a vicenda. Preso. Ok, ce l'abbiamo fatta. L'altra volta avevo fatto un po' di fatica perché erano tanti e avevo poca vita. Attenzione. E il guanto di Mario. Bleh, è un po' sudaticcio. Ok, catturiamo anche il Boo. Eccolo. Shaboom. No. Vieni qua. Dove vuoi andare? Dai che l'abbiamo preso. Preso, signori. Preso, preso, preso. Dobbiamo arrivare a 50, eh. Le mie invenzioni sono brillanti. Ne è vero? Bene, ora mandami il Boo e tutti i dati che hai. Perfetto, gliel'abbiamo inviato. Io intanto guardo se qua mi danno ancora qualcosina, magari un cuoricino. No, niente. Ok, allora. Questa stanza è pulita. Possiamo tornare, sapete da chi? Dalla maga, per fare in modo che mi analizzi il guanto. Dimmi pure. Cos'è quella cosa che hai con te? Mostrala senza indugio a Madame Claravista. Che cos'è? Ma è il guanto di Mario. Ah, ancora tutto sudaticcio. Oh, arrivano. Arrivano gli spiriti, venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza, mostratemi le cose orripilanti che accadranno stanotte. Allora, sentiamo cosa ci dice. Sfera di cristallo, simbolo del mio casato, usa i tuoi poteri oscuri per mostrarci almeno qualcosa. Volevo dire tutto. Mostraci tutto quel che puoi, mostraci questo Mario. Arriva la luce degli spiriti, mostraci quel che cerchiamo. Lo sento, tuo fratello Mario ti chiede aiuto. Cosa? I poteri dei Boo? Vuoi dirci qualcosa sui loro misteriosi poteri?
I Bu hanno di sicuro poteri particolari, quando si raggruppano la loro forza aumenta, ma temono il tuo potente Poltergeist 3000. Temo di poter leggere soltanto un'altra delle cose perdute di tuo fratello, le forze mi abbandonano. Ok, allora ci ha raccontato qualcosina anche sul guanto. Allora, dobbiamo andare da questa parte perché avevo scoperto un'altra cosa. Questa qua. Ecco, qui l'altra volta non abbiamo trovato nulla. Allora, aspettate che provo a dare un'occhiata. C'era solo questo poster. Aspettate che lo analizziamo. Molto elegante. Ok, non mi dice nient'altro. Possiamo tirarlo tranquillamente via. Perfetto. Vediamo se mi dà qualche cuoricino, ma non penso. No. E proviamo a usare il poltergeist sul soffitto. Sì, monetine. Ho preso tutto. Questo funziona? Qui vedo roba che gira. Proviamo. No, così butto solo acqua e basta. Attenzione, abbiamo evocato due fantasmi. Ehi, tu, che ci fai là, tutto soletto? Vuoi giocare a nascondino con noi? Dai, giochiamo. Sì, bene, ora ci nascondiamo, aspetta fuori. E quindi? Boh, provo a uscire un attimo e rientrare. Benissimo, ora puoi entrare. Mario! Ok, ci sono dei pacchi. Proviamo ad aprirli. C'è qualcosa qua? Sbagliato! No, no. Mario! Ok, quindi uno dei gemelli era dentro quel pacco lì. Ok ragazzi, finalmente li ho beccati tutti e due. Gioca lealmente, imbroglione. Oh oh, attenzione. Sono un po' arrabbiati. Dai, piglialo, 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 piglialo. Ok, uno l'ho preso. Uno l'ho preso. Attenzione che adesso l'altro mi attaccherà. No, l'ho dovuto lasciare andare. Accidenti. Ok, però tanto oramai ci siamo, ci siamo. Questo qua con la macchinina è quasi catturato. Ok, dai che preso. Uno l'abbiamo preso. Manca solo l'altro. Scendi un po'. Ok, ci siamo quasi. Dai ragazzi che ci siamo quasi. 5-3, ok, preso. Preso, ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo ripulito la stanza. Adesso ci manca solo da catturare il Bu. Eccolo. Peccato. Boris. Lui si fa chiamare Boris. Vieni qua. Vieni qua. Dove stai andando? Aia. Fa male, eh. Dai che è preso. Dai che è preso. E siamo 18. Bella lì, signori. Ok. Mandiamolo al prof. E siamo a posto. Allora, apriamo questo. Mario. Mario. Ok. Abbiamo trovato una scarpa. Hai trovato la scarpa di Mario. Beh, puzza di piedi, mi sembra normale. Qui non c'è nulla. Qui possiamo salire. Ok, portiamola dall'indovina. Ok, ragazzi, siamo arrivati dall'indovina. Allora, vediamo cosa ci dice. Cos'è quella cosa che è con te? Mostrala senza indugio a Madame Claravista. Scarpa di Mario. Ok, ha consumato praticamente le scarpe come se avesse camminato per chilometri. Le solite frasi. Sentiamo cosa ci dice. Tutto. Allora, arriva la luce degli spiriti. Mostraci quel che cerchiamo. Gli spiriti tornano a me. Vedo il tuo caro Mario. Mi appare una scena davanti agli occhi.
Che cos'è? Bowser? Come può essere? Vedo l'odiosa figura di Bowser. Bowser è forse da qualche parte in questo palazzo? Non ci credo, eppure lo vedo. Pensavo che Mario avesse sconfitto Bowser per sempre. Forse Reboo ha fatto tornare Bowser? Sarebbe terribile. Beh, per te. Ah no, i miei poteri svaniscono, gli spiriti vanno via. Non posso farti vedere altro, Luigi. Ora non ho più poteri, ma ho dato voce a ciò che gli spiriti mi hanno mostrato. Ora posso tornare soddisfatta nel mio quadro. Rimandami nel quadro, baffone aspira tutto. Finalmente posso tornare in santa pace nel mio quadro. Un mare tranquillo di oli e tempere. Grazie, grazie a te, caro Luigi. Ok. Lei si lascia catturare abbastanza facilmente. Cerchiamo solo di non schiantarci. Ok. Presa. A posto, ragazzi. A posto. Ok, raccatta tutto quello che c'è. Prendiamo anche il Boo. È qua. Ah no. Solo una finta. Beh, è qua allora. Boo. Buigi. No. È andato nell'altra stanza, vabbè. Vieni qua, Buigi. Vieni qua. Dai che ti piglio, non mi toccare. Non mi toccare. Preso, signori. Fantastico. E siamo a 19. Allora, gli mandiamo il Boo, però ci ha detto che dobbiamo andare a occuparci delle piante del palazzo. Ok ragazzi, forse mi è venuto in mente dove caspita si trova la pianta. Tanto stavo cercando più che altro un cuoricino, vabbè non me lo dà, pazienza. Dovrebbe trovarsi qua. Eccola qua. Attenzione, aspettate che proviamo a innaffiarla. Vediamo se succede qualcosa. Sì! Che fiore gigante, signori! Innaffiala ancora un po'. Vediamo un attimo. Non mi dice nulla. Oh, io ragazzi, innaffiarla l'ho innaffiata. Però più di così non fa nulla. Boh. Speravo facesse qualcosa di più. Ok ragazzi, ho trovato Game Boo. Ho trovato anche questo. No, è scappato via. Ah, accidenti, è scappato via. Eccolo qua. Mi ero bloccato con il poster. Prendilo. Dai, è sparito di nuovo. Vieni qua. Preso. Perfetto, abbiamo catturato un altro Boo. E siamo a 20. Sto cercando un attimo di capire cosa fare. Ah, ok ragazzi, eccola qua. Ho trovato uno scrigno che forse mi ero dimenticato prima. Aprimelo. Ok, c'è una chiave, vediamo che porta ci apre. No, perché prima mi sa che me l'ero dimenticato. Quella porta lì, che ci porta al secondo piano. Ok. Perfetto, tanto per avere un'idea, anche per capire dove caspita andare. Direi ragazzi che però possiamo terminare questo episodio di Luigi's Mansion qua. Almeno così la prossima volta sappiamo già dove dirigerci. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Luigi's Mansion. Alla prossima ragazzi!